senso che poi, come abbiamo scritto alla fine, questo film, il film della Cavalli con Mickey Rourke, ha cambiato la vita a tre di noi, nel senso che io ho iniziato a interessarmi alla figura di Francesco con quel film, che avevo 14 anni quando è uscito, e poi mi sono laureato in francescanesimo, ho dedicato, insomma, pur non essendo consacrato, ma ho dedicato tutta la mia vita a Francesco. Fabio Bussotti appunto ha vinto il Nastro d'Argento per quel film, e lui, siamo amici da molti anni perché noi facciamo un festival a Terni in cui abbiamo invitato molto spesso Liliana Cavani, lei annunciò il suo terzo film sul nostro palco, e lui racconta sempre che quel film crea una vera comunità, una cosa che non succede mai al cinema, cioè gli attori che facciano i frati sono diventati, con la Cavani, sono diventati dentro un gruppo di amici, sono passati 35 anni e loro ancora sono come fratelli veramente. E allora io gli ho chiesto di tornare, siccome a me mi ha segnato quel film proprio dell'amore per Frate Leone. E allora io, e poi in realtà su questa sceneggiatura, io ho scritto molti testi su San Francesco, su questi in realtà Leone ha un ruolo un po' marginale, però io ho detto senti, lo devi fare perché lui ci fa sul vecchio, cioè avevo 25 anni, ma c'erano 60, non fa niente, lo devi fare. E quindi è tornato, e sì, ma sono tutti attori abbastanza, cioè lui appunto adesso è in tournée tra l'altro con Cabaret di Bonfosse, e sta a girare adesso il film che uscirà il prossimo anno su Berlinguer, di cui fa Armando Costutta, tra l'altro. C'è Mauro Cardinali, l'attore che fa il professore, che in realtà sarebbe un frate, ma non abbiamo rivelato il nome, abbiamo censurato il nome, ma in realtà è un frate vero, insomma, un personaggio storico. Ma se andate su Bertino dalla fonte originale, Bertino da Casale, lo dice, fa il nome, ma no, ve lo dico, in origine fra Elia. Però siccome adesso c'è una riabilitazione di Elia, perché il problema di fra Elia, adesso non faccio la lezione storica medievale, però insomma, è considerato il grande traditore di Francesco, a mio avviso un pochino, ma lo è anche stato, anche se aveva le sue ragioni. Però poi siccome è stato scomunicato per tutt'altre ragioni, questioni politiche, è un po' caduto in disgrazia, e quindi per tutto il Medioevo è stato considerato quasi un anticristo. Ora gli studi più recenti lo stanno un po' riabilitando, e quindi mi hanno detto ma non stiamo sempre a girare il coltello di lì, allora chiamiamolo il professore. Ma io ho detto ma se il professore potrebbe essere Sant'Antonio da Padova, è ancora peggio. Quindi vabbè, insomma, lui ha fatto Indiana Jones, Mauro Cardinali, che è di Assisi proprio, reduce appunto da Indiana Jones e il quadrante del destino, Luisa che è Santa Chiara, è un'attrice di Tegna, ora anche lei è in tour con uno spettacolo che si chiama Molto Colore per Nulla, sulla violenza di genere, Cecilia Di Giuli, Jacopo, ma questo io rivendico anche questa cosa che è il primo film in cui compare Jacopo dei Sette Soli, in modo poco filologico, nel senso che Jacopo in realtà ha conosciuto Francesco molto tempo prima, però insomma ci tenevo a inserirlo perché è un personaggio importantissimo che non si è mai visto al cinema. E Cecilia ha fatto Chiara di Susanna Nicchiarelli, faceva una piccola parte in Chiara di Susanna Nicchiarelli, oltre a fare insomma molti altri film. Giordano Agrusta adesso è al cinema con Palazzina Laff, l'attore che fa Bon Giovanni, ha lavorato anche con Sorrentino, insomma sono tutti attori che hanno lavorato per amicizia a rimborso spese, però insomma sono tutti professionisti, poi ci stiamo, io sto anche io, c'è Padre Angelo che non siamo professionisti, insomma, però noi facciamo delle parti un po' più piccole, insomma, gli attori, poi c'è il Pescatore che è un volontario della confraternita, quindi ci sono attori professionisti e anche non professionisti. Alessandro Brustegni al suo debutto come attore, secondo me è stato, insomma, lui non recita in realtà, insomma, non so se ve ne siete accorti, ma lui è, e lui mi ha detto quando ha accettato la parte, mi ha detto guarda, io ho due problemi, non ho memoria e sto senso dell'umorismo io non ce l'ho, quello che vuoi tu. Quindi le battute, vabbè, quando facciamo i dialoghi è più facile lanciargli le battute perché comunque i dialoghi si fanno, si girano insomma, per pochi secondi e poi si monta tutto. Nei monologhi invece lui ha improvvisato completamente e qui ha dimostrato di essere non solo un vero francescano, perché l'amore per Francesco si vede, ma anche un grande artista, perché soltanto i grandi artisti riescono a improvvisare alle 3 di notte in una grotta completamente da soli, tre volte un monologo, farlo tre volte diverso
dicendo tutte cose molto belle che non avevo scritto e che lui ha aggiunto e che mi sono rivelato, motivo per cui i suoi monologhi durano parecchio, è che in realtà lui non ha recitato un copione che era molto più breve, ma ha improvvisato, ma ogni volta ha improvvisato, e a me piacevano talmente tanto le cose che diceva ogni volta, che poi montando insieme tutte le volte che tutte le cose che lui ha detto è venuto fuori il lungo il doppio, perché ogni volta aggiungeva, però veramente si è dimostrato l'artista, beh, sappiamo che è un artista, però era la sua prima prova da attore, e a me fa impressione quando vedo l'omelia ancora adesso, perché si vede che lo sta recitando, cioè che sta improvvisando come se stesse veramente, sta facendo un'omelia, cioè un'omelia vera, non è finzione quella, anche se l'abbiamo girato in condizioni assurde, il film l'abbiamo fatto in una settimana, anzi in 5 giorni, compreso un giorno di pausa mentre facciamo i sopralluoghi, quindi condizioni massacranti per tutti, a cominciare da Luca, che fa fatto di tutto e tuttora continua a fare di tutto, come avete visto, è una beata, ma gli attori hanno tutti recitato un paio di giorni, Alessandro sta praticamente sempre, quindi lui si è fatto il set dalle 4 di mattina alle 3 di notte, lui stava sempre sul set a recitare, e penso solo un frate e un grande artista poteva fare una cosa del genere, perché ci voleva un amore per la causa e al tempo stesso anche una grande capacità appunto di trasmettere, e per il fatto dell'umorismo l'abbiamo risolto togliendo le battute, molte battute l'abbiamo data ad altri, quindi alcune cose che doveva dire lui, perché nelle fonti le dice Francesco, cioè Bethlehem lo dice Francesco, ma lui ha detto no, io non te lo faccio, lo faccio io, infatti l'ho fatto io, in realtà è Tommaso da Celano, è lui che fa Bethlehem, fa questa cosa, però è stato buffo perché alcune battute le abbiamo spostate, perché lui comunque voleva appunto essere al 100% convinto di tutto ciò che diceva, cioè non sono un attore, non posso dire cose in cui non credo, non posso dire battute in cui non mi riconosco, e quindi abbiamo fatto un lavoro anche sul set di adattamento e il risultato però secondo me poi lo vedete di voi, insomma. Io sono molto soddisfatto e emozionato appunto di fare oggi con tutte le difficoltà del caso, però mi fa impressione non vedere lo schermo una volta e poi girare lo sguardo e vedere qui la parete di roccia, quindi vi ringrazio tantissimo per questo invito, perché per noi significa molto. Sì, non so se hanno qualcuno qualche domanda. Qualcuno mi ha chiesto se di diversi, anzi, che non sono potuti venire oggi, se verrà prodotto, nel senso come DVD oppure... In qualche modo sì. Allora, adesso lo stiamo appunto... Man mano che ce lo chiedono, noi lo andiamo a proiettare. Quindi ora le prossime proiezioni saranno il 21 a Terni con un concerto di Maria Luna Cipolla che ha fatto la canzone iniziale e finale, poi saremo il 29, saremo a Narni, dove è stato girato gran parte del film, l'11 gennaio saremo alla Filmoteca Vaticana, adesso non so quando perché dobbiamo vedere la data, ma ce l'hanno chiesto anche a Rieti. Nel frattempo stiamo anche trattando con alcune televisioni, quindi è possibile che finisca su qualche piattaforma. Poi il mio sogno, ma appunto ancora il mio sogno personale, il prossimo anno, perché adesso inizierà poi tutto il giro di festival, quindi per ora non esce, a meno che se ce lo compra una piattaforma importante glielo daremo, insomma, però per ora l'idea è di girare l'Italia per un anno, proprio lo porteremo a gennaio, cominceremo anche vari festival internazionali. E poi a me piacerebbe appunto il DVD, anche Mariangelo dice ma ormai il DVD non esiste più, invece a me piacerebbe fare proprio il DVD ed abbinarlo ad un libro, questo ve lo dico per la prima volta che lo dico, l'ho detto soltanto, lo sanno loro, ma è una mia idea però, perché dobbiamo anche trovare i mezzi eccetera, mi piacerebbe molto fare un libro con le foto di Greccio vera e le foto di scena del film che ha fatto Luca, anche oggi prima di venire qui ha fatto le foto anche di sotto, e mettere le fonti originali, quindi un libro con il testo delle fonti francescane di tutti gli episodi che vedete, con le immagini del film, del set e di Greccio, e dentro il DVD, quindi fare una pubblicazione, ma questo il prossimo anno, il prossimo Natale, però il film girerà, anche perché è bello incontrare, quindi per il momento io
se non ce lo prendono troppo presto delle riserve, sono anche contento, perché è più bello comunque poter parlare, incontrare, guardare in faccia gli spettatori. Lo stiamo presentando molto anche nelle scuole, e devo dire che è una cosa molto bella. I ragazzi delle medie finora sono quelli che hanno reagito con più entusiasmo a questo film, cosa che io non pensavo. Insomma, due bei monologhi, anche un'omelia, insomma. Invece è piaciuto tantissimo agli studenti. Ora lo porteremo anche al carcere di Terni la prossima settimana, quindi per ora lo portiamo in giro così. E poi forse, se lo prendesse qualche televisione andrà, e il prossimo anno, se riusciamo a trovare i fondi, mi piacerebbe fare questa pubblicazione con il libro e con le fonti, perché le fonti sono bellissime e molto spesso sono anche più belle della sceneggiatura, insomma. E sono tutte, insomma, sono tante, avete visto alla fine, cioè, da Tommaso ai tre compagni, e sarebbe molto bello rileggere. Io, quando abbiamo questo testo, la sceneggiatura è tratta da dei testi che avevo scritto precedentemente, che ho cucito insieme, a sua volta sono tratti dalle fonti, e quindi mi sono andato a rileggere le fonti prima delle riprese, è sempre incantevole. E anche perché poi appunto alcuni aggiungono dettagli, per esempio la scena in cui lui fa finta di suonare la biella, che era l'antenata del violino, è raccontata in diversi modi in realtà da varie fonti. Quindi c'è chi dice che lui raccoglieva per strada dei rami e si metteva a suonare canzoni d'amore provenzali, e Alessandro mi ha detto: io le canzoni d'amore non le canto, ti faccio un canto natalizio, va bene. Ma le canzoni, noi in realtà lui cantava in francese le canzoni d'amore, e però alcune fonti dicono che raccoglieva per strada, quindi era una cosa un po' improvvisata, dettata proprio dalla passione del momento. Altre fonti, che sono quelle che abbiamo sposato noi, sono che lui si fosse proprio costruito una biella giocattolo con tanto di corda, e noi è quella che abbiamo ricostruito, quindi che in realtà che è ancora più affascinante, perché un conto è improvvisare così, un conto è avere proprio un giocattolo con cui tu suoni, perché poi strofinando sta corda sul bastone qualcosa viene anche fuori, e questo, anche questo non si era mai visto in cinema, quindi ci tenevamo molto a questa scena. Tra l'altro appunto Paolo poi ha fatto, tra le musiche originali, ha inserito anche, ha ripreso dei temi, quindi il Cristo è nato che lui canta, poi avete visto su una scena